Dal drammatico incendio che ha colpito la famiglia di Stefania a Bologna, emergono dettagli agghiaccianti di come la giovane madre abbia provato a salvare i propri figli. Stefania Alexandra Nistor ha lottato coraggiosamente per salvare i suoi tre bambini, ma è stata sopraffatta dal monossido di carbonio e ha perso i sensi. È quanto emerso dalla prima ricostruzione degli investigatori, basata sulle posizioni dei corpi. Da come abbiamo rinvenuto i corpi, pensiamo che abbia tentato di dare aiuto ai bambini, ha dichiarato il vice questore aggiunto Luca Fiorini, come riportato dal Corriere della Sera. Oltre alla madre, ci sono tre piccole vittime, i gemellini Giulia Maria e Mattia Stefan e Giorgia Alexandra, di 6 anni. L'unico sopravvissuto è stato il gatto di casa. I vigili del fuoco hanno trovato i due gemelli a terra. Il corpo della madre è stato scoperto vicino alla finestra, indicando che potrebbe aver cercato disperatamente di aprirla dopo essere stata svegliata dall'odore acre del fuoco. La famiglia dormiva tutta insieme nel letto dell'appartamento di 60 metri quadri, al quarto piano di una palazzina nella periferia di Bologna. Resta da chiarire se il cortocircuito che ha causato l'incendio sia partito da una stufetta malfunzionante o da una presa elettrica. La stufetta era stata accesa perché il riscaldamento dell'appartamento non funzionava, sebbene il palazzo fosse dotato di impianto centralizzato. Stefania Alexandra Nistor, 32 anni, di origine rumena, aveva avuto i suoi tre figli dall'ex marito, trasferitosi a Minerbio dopo la separazione. L'uomo, appena appresa la notizia della tragedia, ha avuto un malore. Nonostante la separazione, i due mantenevano un buon rapporto, con l'ex marito che regolarmente visitava i bambini e li accompagnava a scuola. Stefania, oltre a prendersi cura dei suoi tre bambini, lavorava come donna delle pulizie. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.